Si rivede Massimo Maccarone e l'Artemio Franchi in occasione di ACN Siena San Donato. Ecco, che emozione è ritornare in uno stadio come questo? Sempre la solita, sempre bella, emozionante, con grandi ricordi e niente, con la speranza che di vedere Siena in un futuro in altre categorie. Ecco, abbiamo tutti negli occhi quello splendido gol che realizzasti in occasione di Carrarese Siena. Magari quello è il gol di un arrivederci più che di un addio? Ma sicuramente dobbiamo rivederci perché Siena comunque continuerò a frequentarla perché è una città che amo, è una piazza dove sono stato molto bene e che porterò sempre dentro di me. Quello è stato un gol, sì, dai, quasi addio perché è stato uno, mi sembra, il penultimo della mia carriera, purtroppo qui, però è stato molto bello anche se non c'era bisogno, il gesto che è stato fatto dalla gente, ma lo porterò sempre dentro di me. Tra i tanti gol che invece hai fatto con la maglia del Siena, insomma, tanti che hanno fatto emozionare i tifosi bianconeri, ce n'è uno o anche più di uno che ti porti dentro, al quale ripensi ogni tanto? Sì, no, ce ne sono tanti. Posso pensare magari quello che sapete un po' tutti della Fiorentina, penso quello più importante che ha un valore veramente grande per questa piazza e per me. E poi tanti, perché tanti gol, anche se magari al di fuori non sembra, ma sono anche importanti per dare delle svolte alla stagione. Era un Siena ovviamente che militava in Serie A, tutto un altro Siena come qualità di giocatori, Te, Galloppa, Fortanova, insomma giocatori importanti. Ripensandoci oggi a quel Siena, a quella squadra, che pensieri ti vengono? Pensieri positivi, pensieri belli, annate importanti e che si viveva sempre emozionanti perché eravamo un gruppo fantastico dove si lottava ognuno per l'altro e avevamo comunque il supporto di tutti, dai. Ecco, vuoi darci un parere sulla partita che hai visto oggi, questo primo tempo, anzi? Il primo tempo è stato un buon primo tempo secondo me da parte del Siena e peccato per la fase finale che abbiamo preso gol, però sono episodi che possono capitare e c'è tutto il secondo tempo per poterla ribaltare. Adesso nel tuo futuro c'è probabilmente la carriera da allenatore, chi lo sa se un giorno ti rivedremo qui a Siena in quella veste. Un giorno si vedrà perché comunque è tutta un'altra cosa, non sono più un giocatore, sarò un allenatore, quindi bisogna intraprendere bene questo ruolo. Ho fatto un'esperienza quest'anno a Carrara con Mister Baldini da secondo, ho visto un nuovo mondo e perché no, adesso vediamo al più presto di poter ripartire con questa carriera.